Guarda, la prima cosa che mi viene da dire, a parte che ho imparato un sacco di cose stamattina, perché cioè, la Russia sostanzialmente ha spiegato che l'assalto al Campidoglio è stato organizzato da Biden, quindi, però a parte le battute, la cosa che mi interessa di più Io ho dire è detto che questo, alla ma luce di perché quello non che è successo, riuscite a aspetta, leggere la quello che uno dice? Russia, Ma attenda non un si attimo, può, aspetta, scusami. Allora, facciamo parlare Manfellotto, Russa, poi No, torno non da lei e lei attendo, non ribatte. attendo. Lei dica Io ho quello che ho detto ascoltato. io. Ho detto che Sì, serve a aspetta. Biden, non che è stato Allora, organizzato ho da capito. Biden. E che Una volta è quando... strano che siano... Allora, cerca di ascoltare. Perché devi essere così sciocco da girare le parole? No, Non lo mo sei, sei sciocco, una dai. persona intelligente. Io ti stimo. La Russa, Allora, una sei una volta, persona guarda intelligente. Allora, usa quando il giornale o i argomenti partiti seri. scrivono Usa argomenti seri. Facciamolo parlare un Giove. attimo, la Russa, scusi, prego. Volta, quando sui Sì, giornali si vabbè, scriveva Giove, qui però. Prodes si indicava chi era il colpevole. Ma la mia era una battuta, la prenda come tale, anche lei è spiritosa e intelligente, si faccia una Ah, risata. bravo. La cosa più importante è un'altra, cioè io direi alla luce di quello che è successo negli Stati Uniti e anche alla luce di certe velleità italiane, io dico teniamoci stretto il sistema parlamentare e teniamoci stretto anche certe leggi elettorali nostre, che quanto criticabili, sono sempre meglio di queste, dei sistemi come quello che abbiamo visto in azione negli Stati Uniti. Sai che mi ha A detto proposito Monti prima, Bruno? Mi ha detto: io in questi momenti penso che è bello avere una democrazia parlamentare non presidenziale. Ma infatti è così. Ha perfettamente ragione. A proposito degli Stati Uniti, vorrei dire solo una cosa: ce ne sarebbero tantissime da dire, ma c'è il problema del Partito Repubblicano Americano. È un problema molto importante, non soltanto per loro, perché negli anni questo partito diventato in qualche modo, leggo dalle cronache americane, è diventato schiavo dei finanziatori del Partito Repubblicano e negli ultimi tempi anche schiavo di certi media e di certi social media americani estremisti che lo hanno fortemente condizionato. Ed è un partito che ha subito un'OPA da Trump, che è stato conquistato da Trump e che adesso cerca con grande difficoltà di liberarsi di questa eredità e di diventare un'altra cosa. Questo è molto importante perché i riferimenti che sono stati fatti prima, il fatto che comunque ci sono stati 70-74 milioni di americani che hanno votato per il Partito Repubblicano e per Trump, deve farci riflettere. Questo riguarda poi direttamente la capacità dei partiti politici, la capacità di chi fa politica di interpretare e di dare risposte a queste popolazioni. È ovvio che 84 milioni di repubblicani, non sono tutti come Jack Angeli, no? Quel signore con le corna che abbiamo visto. C'è una realtà che va comunque indagata e rispettata. E questa difficoltà è la difficoltà numero uno del Partito Repubblicano e in Europa e in Italia, di tutti coloro che cercano di interpretare questo Questa è tipo di elettorato un'osservazione molto interessante. e che non hanno Cioè, il risposte, populismo si non può sanno governare, come. si può incanalare, è una cosa molto interessante questa, è un ragionamento interessante. Devo sentire.